Io credo che bisogna ringraziare la Fondazione Einaudi perché l'iniziativa del referendum ha tolto il taglio dei parlamentari da una discussione che era tutta versata sul tema del populismo e dell'anticasta e l'ha rimessa al centro di un dibattito sulle riforme costituzionali, come debbono essere fatte sulla rappresentanza, che è un dibattito utile, importante e che sta facendo anche presa e che sta, come dire, anche costringendo chi aveva un orientamento, il primo orientamento, a ragionare delle cose che si debbono fare.